Roberto. Grazie Lorenzo, andiamo subito a Milano, già vedo pronti, eccoli qua, Filippo, Marco e Natascia. Filippo ha già in mano il grillo, che è il protagonista delle aperture di tutti i giornali stamattina, grazie alla vostra straordinaria grafica ovviamente. Certo, è il 3D che come sempre ci aiuta. E allora Roberto, subito l'invito a Beppe Grillo a venire proprio qui a Caterpillar AM, perché non siamo radio, non siamo televisione, siamo un ibrido tra le due cose. E allora Beppe, è giusto che tu non vada in televisione? Hai rifiutato? Perché? No, giusto no, dai. No, così viene da là, cioè tiro acqua al mio mulino. Allora è giusto che tu non, ma però io astuto lo traggo in inganno, perché gli dico: vieni da noi che c'è alla radio, e poi niacchete, sbucchiamo in televisione su Renews 24. Sì, lui c'ha l'anello al naso, se ne accorge casualmente alle 6:42, diciamo, intorno alle 6:42 l'aspettiamo. Bravo. Però Beppe, sarebbe interessante averlo un giorno durante il dibattito con gli ascoltatori. Sarebbe bellissimo. Sì, perché siamo gli unici, Beppe, che ti possono far parlare senza filtri. Qua non ci sono filtri, non ci sono censure, con gli ascoltatori, con gli elettori. Per cui Beppe, lascia perdere Santoro, lascia perdere Lerner, Floris, lasciali lì nel loro brodo e vieni qua da noi la mattina. Hai detto Paragone e Formigli. Lascia perdere Paragone, lascia perdere Formigli. Nicola Porro, Telese. Lascia Vespa. Perdere Bruno Vespa. Vespa. Lascia perdere tutti quanti. Che vieni dimenticato. Qua da noi la mattina. La Latella, l'Annunziata. Anche perché siamo gli unici, e questo ci va dato atto, gli unici ad avere nella grafica anche quello che è il simbolo del movimento che ha sbancato le urne negli ultimi mesi. Ma non questa volta. No. Questa volta si è fermato. Sì, no, l'appello lo rivolgiamo molto volentieri, soprattutto a Grillo, a lasciar perdere la 7, a venire in Rai per prima cosa e poi a scegliere noi tra tutta la vasta proposta della Rai, perché qui c'è quello che piace a lui, cioè libertà di dire quello che ti pare. Anche certo, perché collegandosi, come ha scritto Travaglio, mezza la 7 è contro Beppe Grillo, quindi l'ha scritto Marco Travaglio ieri, evidentemente. Ma l'altra guarda, metà è quella giusto, dove lui va ospite. Ma c'è molta difficoltà a trovare dell'equilibrio quando si parla di Grillo. Appena tocchi l'argomento Grillo, c'è metà del pubblico che ti accusa di essere grillino e l'altra metà che ti accusa di essere anti-grillo. Cioè, hai assolutamente ragione, Marco, ed è la stessa cosa che per 20 anni si è patita e si patisce con Silvio Berlusconi. È ancora il frutto di un bipolarismo, abbiamo definito muscolare, ma malato, malandato, che ha visto il nostro paese, per il quale non si ragiona di temi, ma si ragiona per posizioni precostituite, colpa anche nostra e anche della stampa evidentemente. Beh, scusate, per par condicio, se proprio vogliamo parlare di questo, non è che quando uno critica il PD ti arrivano grandi complimenti. No, assolutamente, generale. Infatti per 20 anni abbiamo sentito accuse di comunismo e di berlusconismo, di anti-berlusconismo e di anticomunismo in modo assolutamente trasversale. Ma fa parte del nostro mestiere. Ma dov'è quell'uomo con la pettinatura simile? C'è cappelli Belli oggi. Dov'è? Guarda, Natascia è già pronto per una cosa alla quale abbiamo sempre dedicato tanto tempo, che è il tema delle donne e che ci porta evidentemente non in Italia, visto che si parla di grandi svolte in positivo, ma ci porta a Parigi. Paolo. A Parigi, buongiorno, naturalmente. Oggi clicchiamo non su di me, ma su due donne che sono protagoniste della campagna che attende Parigi nel 2014. Però i candidati vengono alla luce ora, perché ci saranno le primarie nel centrodestra, e a sinistra il candidato potrebbe essere la donna che vedete appunto alla sinistra nella prima pagina di Liberation, ovvero Anne Hidalgo, 53 anni, tra l'altro autrice di un libro intitolato Lavorare sull'orlo della crisi di nervi, ma insomma è il vice sindaco attuale di Parigi, esperta di sicurezza dei cantieri e tra l'altro ha una causa anche con Twitter, perché erano usciti dei tweet che dicevano che lei aveva avuto un figlio dal presidente Hollande, ha smentito seccamente, ha fatto anche causa. E c'è tutta una storia, diciamo, interna al Partito Socialista Francese, perché lei è moglie del capo di
gabinetto di Martine Aubry e al tempo stesso, pur essendo una donna che evidentemente pesa nel partito, ha alle spalle un fiero duello, per così dire, con l'ex candidata alla presidenza in Francia, Ségolène Royal. L'altro candidato invece che avevamo visto, eccola qua, sulla prima pagina di Libération, è il candidato che potrebbe scendere in campo per l'UMP e è Nathalie Kouchko-Morizet, la quale però ha un problema, non ha preso una posizione ferma o almeno giudicata tale da molti membri del suo partito, l'UMP, partito di centrodestra francese, sul tema dei matrimoni gay, ovvero non è stata sufficientemente dura a giudizio della destra del partito contro i matrimoni gay e contro l'adozione per le coppie gay, e questo potrebbe costarle caro, dice oggi Liberazione. Eh sì, anche però, perché evidentemente Paolo, il sindaco di Parigi, evidentemente era visto anche i sondaggi che dicono che gran parte dei francesi invece è a favore, al di là di certo, ma e poi il sindaco attuale di Parigi è dichiaratamente gay, per cui sarebbe bizzarro no, si tornasse così tanto indietro addirittura da rimettere in discussione tutto quanto. Beh, però sarebbe bello questo derby e tutto al femminile, sarebbe ecco, a proposito auspicabile. Di derby al femminile, vogliamo chiamare Cinzia Poli? Certo. Eccomi. Eccola qua. E voilà, eccomi, perché qua oggi ci sono le question news. Perché? Notizie, notizie che hanno il loro bel perché, in effetti. Perché? Perché Beppe Grillo fa autocritica e dice abbiamo fatto degli errori. Perché? Pensa a tutti quei fiumi e laghi che non ha attraversato a nuoto. E perché la sottosegretaria Micaela Biancofiore diceva il PDL di Berlusconi è così forte che potrebbe fare leggere anche una capra. Perché? Sono animali così restii a ricoprire ruoli pubblici. Io non so, pensavo. Perché Paolo Villaggio continua ad essere intervistato come opinionista politico? Perché sbagliano comico genovese? E perché, a differenza di quanto si crede, è Roma la città dove si consuma più cocaina e non Milano? Perché? Sta funzionando l'area cicole contro le polveri sottili? Forse sì. Question news, notizie senza risposta. Grazie Poli. Prego. Le question news, le domande che tanti di noi si fanno, caro il nostro Roberto. Intanto ti informiamo che stamattina il nostro telefonino The Ring, quello che ogni mattina alle 7 in radio squilla a nostra insaputa e gira per il bel paese di mano in mano, è finito nelle mani dell'ex spogliarellista più famoso d'Italia, Ghibli. Lui non lo conosce, forse sento perché è una cosa più lombarda. È una cosa più lombarda. Io non lo conoscevo, ma Solibello ha avuto un momento di tripudio. Perché tu avresti voluto essere Ghibli 10-15 anni fa. Ma tante nostre telespettatrici, sono delle fan di Ghibli. Perché? Perché lui per 33 anni ha fatto il volontario sulle ambulanze. Certo. E quindi era l'idolo delle vecchiette dell'Interland milanese che quando Filippo, chiamavano. Vero? Certo. Vestito. Però, come dire, lasciava immaginare un fisico possente sotto le insegne della Croce Verde. E lui ha aperto una strada, quella del maschio oggetto, che poi non è stata percorsa moltissimo. E tutto sommato, meglio così. Ecco. Sì, forse sì. Tutto sommato, siamo a posto. Sì, devo dire che le descrizioni gli davano, che ho letto mentre eravamo al telefono con lui online sull'archivio del Corriere, gli rendevano giustizia, cioè capelli lungo, orecchino all'orecchio, fisico prestante. Infatti poi abbiamo messo una foto sulla nostra pagina di Facebook che ricordava un po' gli spogliarellisti che arrivavano dalla California. Sì, praticamente. California Dream Man. Insomma, tutto questo per dire la versione lombarda dei 100 celle Dream Man. Esatto, però prima dei 100 celle, anche perché l'Ohio d'Italia arriva prima sempre, giusto? Bravo. Sì. Poi bravo. Prima della fine della settimana, caro Roberto, dobbiamo dare istruzione a Mazzari sulla campagna acquisti, perché non per il momento non sono soddisfattissima. Ohio d'Italia, ecco. Non oggi. Va benissimo. Io più che a Mazzari li darei a chi l'ha gestita negli ultimi anni la campagna acquisti. Sì, a Branca, certo. Pesanti consigli magari. All'amico Branca, un certo, buon albergo anche per le vacanze estive, magari. Ma certo. Così per occuparsi d'altro. Potrebbe essere un ipotesi. Attenzione. Squilla, potrebbe essere Cappelli, perché... Pronto? Sì? Certo. Monsieur, le président. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Oh? Comment que t'appelles? Oui. Le petit déjeuner. Oui, oui.
Cinzia Poli. Eccomi. Era per Cappelli. Come si arrivi a Cinzia Poli da quando? No, avevano sbagliato il numero, volevano Paolo. Ci saranno comunque dei 5 stelle in ogni città importante. Gli hotel. cattiveria. Aspettate. Ui. E Cappelli sei a Roma. A Roma. Ui. Diciamo che probabilmente Matteo Renzi ieri ha mutuato una battuta che poteva essere di Cinzia Poli quando ha detto volevano dimezzare il numero dei parlamentari, hanno dimezzato i voti, quelli del Movimento 5 Stelle. Sì. L'ha detta prima o dopo la partita del cuore questa? Ecco, l'abbiamo vista anche giocare alla partita del cuore Renzi. Forse durante. Ieri sera. Diciamo che esatto. Va bene, a domani. Grazie. Ci vediamo domani. A proposito di Matteo Renzi, lunga intervista.